Ambiente, il punto in aula sulla vicenda Cheu, lo ha fatto l'assessora Monia Monni rispondendo a un'interrogazione di Francesco Gazzetti del PD, approvata una mozione di Irene Galletti, Movimento 5 Stelle, che impegna la Giunta a riferire sulla costituzione della regione come parte civile. Moda a Palazzo del Pegaso, la tavola rotonda sulla filiera della pelle economicamente sostenibile, l'iniziativa organizzata da CNA Federmoda con la collaborazione di CNA Opera. Eventi Mazzeo, la lezione artistica, morale e politica di Carlo Levi. Il presidente del Consiglio regionale ha partecipato alla conferenza di presentazione a Palazzo Medici Riccardi della mostra Carlo Levi a Firenze, un anno di vita sotterranea. Nei giorni scorsi un elenco dettagliato degli interventi messi in atto dalla Regione Toscana fino a questo momento nella vicenda Cheu è stato consegnato dall'assessora all'ambiente Monia Monni ai consiglieri regionali come parte della risposta a un'interrogazione in merito alle attività di monitoraggio e di bonifica nei territori interessati presentata dal consigliere Francesco Gazzetti del PD. Nell'interrogazione Gazzetti chiedeva di sapere quali siano le attività portate avanti fino a qui dalla Regione Toscana, anche per mezzo di ARPAT, in merito al tema dei controlli e al monitoraggio ambientale delle aree sulle quali sono stati utilizzati i materiali riciclati contenenti il Cheu, quali siano le azioni messe in atto e quelle programmate da parte della Regione Toscana per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti coinvolti, a partire dai siti di competenza regionale, e a che punto si trovi l'attivazione della struttura del commissario unico per la bonifica delle discariche da parte del governo, finalizzata a coordinare le azioni necessarie di bonifica dei territori interessati. Monni, rispondendo in aula, ha sottolineato come le bonifiche non sono interventi né facili né veloci da fare. È inutile prendere in giro i cittadini, le procedure e le istruttorie sono complicate. Servono realismo e pragmatismo, ha detto, e la Regione ha provato ad aggredire da subito i soggetti responsabili delle contaminazioni, perché sono loro che devono pagare e non i cittadini. Ha inoltre spiegato che si è in attesa da un anno del decreto del Governo nazionale per la nomina della struttura commissariale esterna e che certamente la Regione Toscana si costituirà parte civile nel processo. A questo punto l'Aula ha approvato con 26 voti favorevoli, nessun astenuto e contrario, una mozione presentata da Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. Francesco Gazzetti del PD si è detto soddisfatto della risposta dell'assessora. Le parole dell'assessora Monni, che ringrazio perché ha offerto all'Aula una ricognizione precisa, puntuale, a nostro modesto avviso vanno in una direzione esattamente opposta. Sono stati forniti dati, è stata fornita anche una raffigurazione delle operazioni in corso e sono anche stati evidenziati degli elementi molto importanti, la volontà della Regione Toscana di costituirsi parte civile, l'appello tra l'altro, ecco, questo secondo me le forze di opposizione sicuramente non faranno mancare il loro appoggio per il completamento dell'iter per l'individuazione della struttura commissariale. Sul resto, anche a seguito di una serie di approfondimenti che sono stati anche depositati dall'assessora Monni, così come annunciato in aula in Consiglio regionale, penso che tutti abbiano finalmente la possibilità anche di uscire dall'interpretazione di temi che a volte sentiamo o leggiamo e ci si possa, e questo è lo spirito con il quale anche ho deciso di presentare questa interrogazione, si possa entrare nel merito e si possa affrontare la questione Cheu con anche la possibilità di condividere un approccio e schierandosi ovviamente al fianco di chi, come dal nostro punto di vista fa la Giunta regionale, sta agendo in maniera molto concreta e opportuna per un raggiungimento di un obiettivo che è quello della sicurezza e la salute ovviamente delle toscane e dei toscani. Irene Galletti si dice invece preoccupata per i conferimenti dei rifiuti.
è la preoccupazione riguardo il fatto che questi sversamenti di materiali contenenti cheo abbiano raggiunto molte più parti della Toscana. È un dubbio, un timore fondato su dei numeri che sono emersi grazie anche a un accesso agli atti che abbiamo fatto e da dei rilevamenti che sono stati fatti anche da ARPAT e riguardano le centinaia di migliaia di tonnellate di conferimenti di questi fanghi che sono stati fatti all'epoca, nel corso degli anni. Si parla dal 2014 in poi, che all'improvviso si sono dimezzati, sono andati quasi ad esaurirsi nel 2016 con un procedimento, con dei passaggi che sono ancora oggi al vaglio delle autorità. Significa che ci potrebbero essere tonnellate e tonnellate ovunque in Toscana. Serve un'indagine documentale prima e in loco successiva fatta da ARPAT, perché secondo noi il rischio che la Toscana sia un focolaio denso di questi luoghi di inquinamento è alto. Ed è importante che la Regione Toscana abbia accolto l'appello che è stato fatto da CGL e Libera anche nel corso del convegno regionale a cui ho partecipato insieme a molti assessori, dove tutti hanno sottolineato il profondo legame tra lavoro, ambiente e salute. Secondo Elena Meini della Lega è stato un dibattito non soddisfacente. Sì, è stato fatto un dibattito sul CEU totalmente insoddisfacente, perché siamo allo stesso punto di più di un anno fa. Ancora si dice partiranno i piani di caratterizzazione, che sono quei piani che permettono e portano poi alle bonifiche, partiremo in alcune aree con le bonifiche, il piano è aggiornato, aiuteremo i comuni. Però la situazione fondamentalmente non è variata rispetto a un anno fa, siamo ancora allo stesso punto. L'unica innovazione è che la Regione ha deciso di mettere a disposizione 10 milioni per le bonifiche. Sì, questi 10 milioni ancora non sappiamo come verranno utilizzati, i tre sono i siti, diciamo, che coinvolgono la Regione, gli altri siti sono in capo agli enti locali che non hanno la strumentazione, non hanno le capacità tecniche all'interno dei comuni. Pensiamo che sono stati coinvolti comuni piccolissimi, con personale a disposizione veramente limitato, che non hanno le competenze per preparare un piano di caratterizzazione e poi riversare i soldi anche che servono per il piano di caratterizzazione e le bonifiche verso gli attori coinvolti. Il procedimento della magistratura è ancora in corso, le indagini preliminari sono chiuse, però ancora non abbiamo notizie in merito, quindi fondamentalmente tante parole, però pochi fatti, poche novità su quello che è l'accordo di programma, poche novità sul piano di bonifica e di caratterizzazione, poche novità sul futuro anche di quel distretto che tanto è importante per la Toscana, che ora oggi verte in una situazione di criticità, perché comunque sempre al centro di questa indagine non si riesce ancora a chiudere tutto l'iter, almeno amministrativo e burocratico, sotto l'indagine CEU. Mentre Marco Landi della Lega si è soffermato sul ritardo delle bonifiche. La nostra posizione è che le bonifiche da parte della Regione Toscana sono in ritardo, la maggioranza ha bocciato anche di recente una nostra mozione che chiedeva ad ARPAT un indirizzo specifico per compiere le bonifiche su quelle aree interessate dal CEU, e crediamo che da questo punto di vista la relazione dell'assessore all'ambiente non sia stata soddisfacente. Tra l'altro, risposta a un'interrogazione da parte di un consigliere di maggioranza, insomma, se la volevano cantare e suonare, però alla fine siamo riusciti a intervenire su questo argomento, perché chiaramente anche il fatto che la Regione Toscana si faccia parte in causa e quindi vittima di quello che è successo anche in sede giudiziaria è un atto assolutamente scontato, quindi per noi doveva e deve essere così, perché il danno che hanno subito i cittadini toscani su questa infiltrazione mafiosa e questa indagine poi sicuramente non riguarda l'ambito politico, però poco si è fatto e quindi c'è ancora molto da fare. Noi come opposizione cerchiamo di essere sempre costruttivi e stimolanti anche su questo tema. Infine Alessandro Capecchi, Fratelli d'Italia, ha insistito sulla necessità di avere un quadro esaustivo dei procedimenti in corso, ma anche dei tempi, perché i cittadini di quei territori aspettano risposte.
Abbiamo ringraziato comunque l'assessore Moni del quadro che ha fornito oggi in risposta a un'interrogazione e poi agganciandoci alla discussione di una mozione dei 5 Stelle che chiede ancora una volta che il Consiglio regionale sia informato per tempo e con continuità sulla vicenda Cheu. Non siamo soddisfatti dei tempi perché in realtà la Toscana e i toscani attendono già da molti mesi l'avvio delle bonifiche promesse che invece anche per lungaggini burocratiche legate ai procedimenti e all'interpretazione delle norme ancora non sono partite. Inoltre ci siamo presi in carico perché eravamo stati i primi insieme al nostro capogruppo Torselli a porre la questione del commissario straordinario per le bonifiche nazionale perché il decreto 152 lo consentirebbe. Ci siamo resi disponibili a sollecitare il governo a procedere alla nomina perché quando lo proponemmo noi ad addirittura a giugno del 2021 la giunta regionale ci disse di no. Oggi invece hanno cambiato idea, ancora una volta seguono Fratelli d'Italia con un po' di ritardo e vedremo e speriamo che ci sia questa nomina perché è giusto e opportuno che ci sia differenziazione fra coloro che hanno ruoli di governo e di gestione dell'ordinario all'interno della regione toscana e coloro che invece si devono occupare di una questione molto delicata, complessa e immediata come le bonifiche. La provincia di Firenze e la regione toscana come il principale polo della pelletteria di alta qualità e del lusso nel mondo, in cui operano grandi imprese, multinazionali, ma soprattutto tantissime piccole imprese e aziende artigiane. Da questo dato ha preso spunto la tavola rotonda Moda ed Etica, modelli di imprese per una filiera della pelle economicamente sostenibile, sicura e innovativa, organizzata da CNA Federmoda con la collaborazione di CNA Opera, che si è tenuta a Palazzo del Pegaso e in cui è intervenuto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Sentiamo le sue parole. Noi abbiamo la necessità di sostenere le imprese che hanno la capacità di portare la Toscana nel mondo. Il mondo della pelletteria, il settore della pelletteria è uno di quelli che più di altri fa conoscere la capacità di lavorazione, di ingegno, di manualità, di qualità che la nostra terra sa esprimere. Quindi le istituzioni pubbliche devono fare la loro parte, in questi anni lo abbiamo fatto con le risorse che arrivavano dall'Europa per sostenere le imprese che innovavano. Tradizione e innovazione si devono mantenere insieme perché dobbiamo lavorare nell'ottica e nella logica della sostenibilità, nella logica della digitalizzazione, fare in modo sostanzialmente che queste imprese guardino con speranza e ottimismo al futuro. Qui c'è un pezzo di Italia che produce e esporta nel mondo e la politica deve essere al loro fianco. Ma io penso che da questo punto di vista il governo deve avere la capacità di mettere in campo grandi investimenti per anticipare il progresso. Noi non abbiamo tutte quelle risorse che ci possono portare nella direzione di capire come questo settore sta evolvendo. Non è un caso che in Toscana abbiamo lanciato l'idea di Toscana 2050. A quell'obiettivo lì, capire qual è la direzione che sta, il trend che sta prendendo a livello mondiale i diversi settori del nostro territorio più importanti. Il governo dovrebbe metterci risorse per permettere alle imprese di anticipare il progresso. E adesso il commento di Paolo Pernici, presidente di CNA Federmoda Toscana. Prima di tutto dobbiamo riconoscere che il Made in Italy siamo noi, sono le imprese della manifattura. E dunque ci deve essere attenzione da parte di tutti gli interlocutori verso le filiere e soprattutto verso le parti a valle delle filiere che sono quelle più deboli. La sostenibilità, non c'è sostenibilità senza sostenibilità economica. Le nostre aziende vogliono essere in regola, vogliono essere sostenibili, vogliono investire, però per farlo c'è bisogno che venga riconosciuto loro un prezzo adeguato. Per una ricerca IRPET del 2019, però credo sia comunque attuale, l'80% del personale impiegato nelle imprese della manifattura lavora in aziende con meno di 50 addetti, quindi la piccola e la microimpresa sono fondamentali per questo distretto. E noi vogliamo che venga riconosciuta l'importanza delle filiere in Toscana. Quando si parla di Made in Italy dobbiamo renderci conto del fatto che il Made in Italy sono le imprese della manifattura. Il rischio che noi corriamo, che è un rischio concreto, è quello che se le imprese non riescono a sostenersi, piano piano si perdono. Dunque, ecco, chiediamo attenzione.
2022 è stato l'anno della, in qualche modo, ripresa dopo un 2020 e 2021 che sono stati veramente molto molto complicati. Nel 2022 siamo ritornati quasi a una normalità, con buone prospettive di crescita, perché i mercati comunque hanno trovato i loro assestamenti, si stanno riprendendo. Le imprese che producono purtroppo sono sempre di meno e quindi ora c'è tanto lavoro, le prospettive per il 2023 sono buone e noi, ecco, vogliamo che finalmente si riesca a riconoscere il valore delle filiere. L'iniziativa è stata l'occasione per presentare i risultati di una ricerca sul settore della pelletteria in Toscana che CNA Federmoda, in collaborazione con Fondazione Opera CNA, ha commissionato al professor Gaetano Aiello. Diciamo due elementi fondamentali. Il primo concerne il rilievo della produzione della pelletteria per la provincia di Firenze e in realtà per il mondo, perché stiamo parlando del principale polo della pelletteria di alta qualità e del lusso del mondo. Questo bisogna ribadirlo, lo sappiamo, ma bisogna essere molto chiari sul fatto che si tratta di un polo pellettiero in cui ci sono le grandi imprese, le multinazionali e moltissimo lavoro di piccole imprese e imprese artigiane. Questa è la prima. La sostenibilità si regge in varie modalità. La prima, a mio parere, è la sostenibilità economica e in questo caso vuol dire soprattutto una remunerazione adeguata del lavoro. Ed è un lavoro di qualità che va remunerato sia quando è lavoro diretto, intendo proprio sul prodotto, sia quando è lavoro indiretto, intendo sulla gestione della filiera. Quindi sostenibilità economica vuol dire adeguata remunerazione di un lavoro che è un lavoro di qualità per tutti. C'è una sostenibilità, ricordate che siamo in un momento anche favorevole, queste aziende, gli investimenti esteri soprattutto, ma ci sono in provincia di Firenze, le aziende stanno ricevendo gli ordini, ma dobbiamo consolidarlo nel medio e lungo termine e dunque favorire anche gli investimenti delle imprese italiane e delle piccole imprese. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo è intervenuto a Palazzo Medici Riccardi alcuni giorni fa alla presentazione della mostra Carlo Levi a Firenze, un anno di vita sotterranea. Una mostra dedicata all'intellettuale antifascista nato a Torino nel 1902 e morto a Roma nel 1975, promossa dalla città metropolitana di Firenze con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze e Città di Torino, organizzata dalla Fondazione Giorgio Amendola in collaborazione con la Fondazione Carlo Levi, il Centro UNESCO e l'Associazione Muse. Una sinergia tra istituzioni e fondazioni che vedrà esposte 34 opere e disegni, oltre a una riproduzione del celebre telero Lucania 61 nelle sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi dal 9 febbraio al 19 marzo. Sentiamo le parole del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Per me è una conferenza stampa particolare, racconta e tiene insieme la mia vita. Sono nato in Lucania, in Basilicata, e ho avuto la fortuna di essere accolto in una delle regioni più belle del mondo, in una delle città più belle del mondo, tutta Toscana e Firenze. E sapere che ci sarà una mostra che tiene insieme tutta questa storia mi ha portato a essere qui. Carlo Levi è stato pochi mesi in confino, in Basilicata. Ha avuto il privilegio di conoscere la fatica, la sofferenza di un popolo che viveva in quel tempo solo di agricoltura. Lo ha raccontato a Firenze in un libro che segna un po' la storia della letteratura, Cristo si è fermato a Eboli, ha raccontato gli sguardi, le fatiche, le ansie, le preoccupazioni di un popolo che sa essere dovunque c'è libertà e giustizia. E questa mostra racconta le sue opere principali, racconta uno dei suoi capolavori, forse il suo capolavoro, Lucania 61, un'opera che è stata prodotta proprio per rappresentare l'unità d'Italia e che è stata presentata a Torino, città di Carlo Levi. Opere che riescono a raccontare volti, sguardi, storie, esperienze. Una mostra che consiglio a tutti i fiorentini, a tutte le fiorentine, a tutte le toscane e a tutti i toscani. Qui in Palazzo Medici Riccardi si racconta un pezzo di una storia bella del nostro paese.
adesso il commento di Domenico Cerabona, direttore della Fondazione Giorgio Amendola. Sì, è una mostra che appunto abbiamo voluto organizzare insieme alla Fondazione Levi, insieme alla Città Metropolitana di Firenze e tutte le altre istituzioni che hanno patrocinato l'evento, per riportare idealmente a Firenze Carlo Levi. Questa mostra chiude simbolicamente un percorso che è stato fatto con la Fondazione Levi e altri enti per il 120esimo della nascita di Carlo Levi. Come a Firenze sanno, è una città molto importante per Carlo Levi, dove ha fatto il suo percorso di lotta partigiana e dove ha scritto in quegli anni, in quei mesi, il Cristo si è fermato a Eboli, il suo più grande capolavoro, che appunto l'ha proiettato sullo scenario internazionale come un grande meridionalista. Quindi era molto importante, e ringraziamo le istituzioni che ci hanno aiutato a esaudire questo nostro desiderio di riportare appunto Carlo Levi a Firenze e chiudere questo percorso, che è un percorso pienamente nazionale, in cui è importante sia la questione meridionale, e per questo abbiamo tenuto a portare qui a Firenze una riproduzione del Telero Lucania 61 di Carlo Levi, che è un'opera proprio incentrata sulla questione meridionale, ma anche una serie di quadri molto importanti che ripercorrono il percorso fiorentino di Firenze, con dei personaggi e dei paesaggi che sono stati proprio realizzati qui. Quindi era per noi molto importante, anche per tutte le altre istituzioni, chiudere questo percorso per il 120esimo qui in questa città, che è molto ricca d'arte, ma che siamo lieti, e ringraziamo il Palazzo Medici Riccardi per averci permesso di realizzare questo sogno.